Presidente, ci sono margini per ricomporre questa frattura? Io ho incontrato il Capo dello Stato, ovviamente anche in altre occasioni, ci vediamo. Oggi ho chiesto un colloquio perché per aggiornarlo. Innanzitutto c'è un fatto positivo, come sapete, che ieri abbiamo approvato in tarda serata il recovery plan, una bozza che ci consente di andare avanti in questo progetto che è grandioso per il futuro del nostro paese. E io ringrazio tutte le forze di maggioranza perché hanno lavorato intensamente per far pervenire osservazioni critiche rispetto alla originaria bozza. Quindi questo testo è assolutamente migliorato nell'interesse di tutti. Quando si lavora insieme, ci si confronta intorno a un tavolo in modo costruttivo, ovviamente si producono dei buoni risultati. Questo testo è senz'altro migliore di quello di prima. Presidente, poi ovviamente ho aggiornato anche il capo il presidente Mattarella. Abbiamo parlato anche dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi. Questa sera, come sapete, dovremo prorogare lo stato di emergenza e dobbiamo anche adottare un decreto legge per predisporci e rendere il paese ancora più resistente, resiliente rispetto a questa curva epidemiologica e a queste varianti che si annunciano molto insidiose, perché la velocità del contagio sta aumentando negli altri paesi. Abbiamo dei segnali che sta aumentando anche da noi. Oggi avete sentito il ministro Speranza al Parlamento. Presidente, lei è intenzionato ad andare avanti anche se Renzi dovesse ritirare la sua componente di ministri nel governo? Guardi, io ho sempre detto che il Presidente del Consiglio e il governo può andare avanti solo col sostegno della coalizione delle forze di maggioranza, di tutte le forze di maggioranza, di ciascuna forza di maggioranza. Io quello che posso auspicare è che tutti quanti si possa lavorare in modo costruttivo, perché sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal Paese.